Come reagire ad un cliente che non vuole più lavorare con te? Buongiorno e buon venerdì, sono Mario Moroni e questo è il Caffettino Podcast. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, cerchiamo di raccontare qualche cosa, qualche notizia, qualche indicazione che può essere utile a noi professionisti, imprenditori e studenti. Oggi parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore: quando finiscono le storie d'amore. E in questo caso, quando finiscono le storie tra noi e i nostri clienti, no? Insomma, è importante affrontare questo discorso perché spesso ne parliamo, almeno dal vivo, e quindi in qualche maniera bisogna farci un paio di ragionamenti. Mi hanno lasciato come fornitore diverse volte nella mia storia, certe volte con largo anticipo, con PEC o raccomandate, alle volte con il giusto anticipo, una mail e magari un paio di mesi di, diciamo così, di preavviso, e alle volte invece con una call in un minuto, senza alcuna tipologia di romanticismo. Ma al di là di come ci lasciamo noi ai nostri clienti, e al di là del perché, che chiaramente questo lo si può analizzare in futuro, è il come reagiamo noi che è la cosa più importante, anzi che è l'unica cosa che ci deve interessare. Non dobbiamo prenderla sul personale, lo so che è facile dirlo, lo so, ma la cosa peggiore che ho mai fatto è pensare che ce l'avessero con me, o che in qualche maniera avessi fatto io qualcosa di male, o che in qualche maniera l'altro fosse il problema, no? E questo mi ha lasciato come cliente, è andato da un altro proprio perché non capisce niente, proprio perché è uno stupido, no? Di norma i clienti fanno le loro scelte come noi li facciamo come consumatori, e talvolta vogliono anche cambiare solamente per cambiare, magari non c'è una motivazione reale concreta, no? Magari si prende lo spunto da un errore, da una cosa che non piace per poter cambiare, a prescindere. Dobbiamo metterci anche noi un po' nei panni dei clienti. Io la cosa che insomma non riesco a mai a digerire, per fortuna ultimamente mi capita molto raramente, sono i progetti a lunghissimo termine che a un certo punto si bloccano, un po' perché, diciamo, soprattutto per quello che faccio oggi, i progetti hanno tutti un po' un termine, diciamo così. Però dall'altra parte quelli a lunghissimo termine, in realtà credo che ci sia una grande parte nostra come fornitori, no? di problema, perché è difficile mantenere alto sempre il livello dell'ingaggio, è sempre difficile essere fregati, innamorati da entrambe le parti. La cosa migliore che mi hanno mai consigliato di fare e che ho cominciato a fare è dire ok, grazie per il feedback, a vederla in maniera quasi totalmente trasparente, anche se le economie non esistessero, quasi come se le economie non esistessero, di lasciare la porta aperta, ma non di svendermi, ma non di dire vabbè rivediamo il prezzo, ti aggiungiamo qualcosa in più, farò qualcosa in più, o al contrario di incazzarmi, cioè di rimanere in quella via di mezzo dove ok, hai deciso tu, sei tu che hai deciso di stoppare questa cosa. Lo recepisco, lo annoto e grazie, arrivederci. Perché il mondo è così bello e così vario, ma il tempo è così lungo, e a meno che non abbiate 97.000 anni c'è la possibilità che vi rincontriate, no? E chissà mai la vita del business, la vita reale dove vi porterà e con chi. Consigli di lucidità, insomma, da Mario oggi qui al Caffettino Podcast. Vabbè, ci sta ogni tanto, no? Dare qualche consiglio di questo tipo. Vi ricordo che domani ci sarà la puntata riepilogone della settimana con le news e la puntata non news per fare un punto della situazione, e poi che questo podcast è sovvenzionato, aiutato, supportato dagli amici del Caffettino. www.patreon.com/Mario Moroni. Se ti è piaciuto, vatti a vedere di cosa si tratta.